Benvenuti a questo bel incontro. I relatori saranno Silvano Fuso, che conoscete perché è venuto tante volte qui all'Acquario, Marinella Gagliardi Santi, che è alla mia destra, e Giuliana Gabè. Allora, io vi dico qualche cosa sui relatori, però direi li conoscete tutti e tre perché Marinella ha già fatto anche qui in Acquario, vabbè, in auditorium, ha presentato quel bellissimo libro. Chi ce lo fa fare di andare per mare? Vi ricordate, è un amante della barca a vela insieme al marito, si divertono tantissimo, però ci dicono sempre: ma chi ce lo fa fare di andare per mare? Non comprate quella barca, è vero, è così. Comunque potete andare a rivedere il video, è molto divertente, oppure anche il video di Silvano Fuso che ci aveva parlato delle strafalcioni da Nobel, sì, era stato molto molto interessante. Allora, Silvano Fuso, sapete che è un chimico, ha un dottorato di ricerca in chimica, è stato docente per molti anni di chimica e poi ha iniziato la sua attività di divulgatore, direi veramente con successo. È autore di numerosissimi volumi, tra cui ricordiamo La chimica quotidiana, che ha avuto il premio nazionale di divulgazione scientifica, Naturale uguale buono, Strafalcioni da Nobel, che è quello che ci aveva presentato, L'alfabeto della materia, Quando la scienza dà spettacolo, Il futuro è bello e uno degli ultimi, Luce, tempo, spazio. Sono sei tutti a livello di divulgazione. È socio effettivo del CICAP, che come sapete è il comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale. E una cosa interessante, è tutto interessante, ma una cosa particolare è che nel 2013 l'International Astronomical Union, che è l'Unione Internazionale di astronomi, astronomi, ha intitolato al nome di Silvano, gli ha intitolato un asteroide che è in orbita tra Marte e Giove. Quando faremo, e penso prossimamente, un ciclo di incontri sulle stelle, Walter, voi lo sapete, Walter Riva sta già scalpitando, cercheremo di parlare anche di questo asteroide, perché no? Poi Marinella Gagliardi Santi è una scrittrice, laureata in lettere classiche ed è stata insegnante del liceo. Dalla sua tesi di laurea in epigrafica greca, sulla magia, ha tratto ispirazione per alcuni dei suoi romanzi, come ad esempio De Fictiones, Il mistero delle tavolette magiche, ambientato nell'antica Pompei. Allora, io continuo a dire questa parola De Fictiones, non so se lo dico giusto. No, mi sembra interessante, mi sembra che voglia dire tavolette magiche. Tavolette magiche, misteriose, giusto? Poi successivamente il seguito De Fictiones, Dimenticare Pompei, e anche qui presenta dei personaggi che sono coinvolti in continui intrighi, colpi di scena, sullo sfondo di Ostia, del Tevere, di Roma e delle regioni che sono state colpite dall'eruzione del Vesuvio. Questo romanzo ha vinto anche il premio internazionale Città di Recco. Altri romanzi sono stati presentati, mi sembra di aver letto, anche a Milano, alla Galleria Vittorio Emanuele. Mi sembra una mostra su Pompei, il Palazzo Reale. Palazzo Reale, benissimo. Poi ha scritto Non comprate quella barca, che ci ha già accennato, e Chi ce lo fa fare di andare per mare. Il quinto romanzo, Burrasca per tre, è particolarmente interessante nel senso che è stato presentato a Palazzo Ducale durante il Book Pride. Ed è un misto fra una storia d'amore e un thriller. E la cosa particolarmente interessante per noi è che è ambientato nelle strade, nelle regioni, nella nostra Liguria. Poi l'ultimo romanzo pubblicato da Curcio Editore è De Fictiones, Roma brucia ancora. È il terzo romanzo nel mondo latino, trae ispirazione all'incendio di Roma sotto l'imperatore Tito. E un'altra interessante cosa che vorrei dirvi è questo, che trae origine, anche trae ispirazione anche da una scoperta archeologica, la fonte di Anna Perenna, che mi sembra di aver capito era il punto di ritrovo di maghi e streghe. Oggi lo vediamo. Oggi ve ne parlerà, no? È tutto molto intrigante. Giuliana Gabè, che è qui alla mia sinistra, anche lei è già venuta per fare da moderatrice alla conferenza di Marinella. Vi volevo dire due o tre parole sul suo percorso lavorativo perché mi sembra molto molto interessante.
perché ha cominciato dagli studi scientifici e poi, laureata in chimica, ha insegnato chimica. Poi ha lavorato come manager nell'industria farmaceutica e mi sembra di aver capito che per essere una brava manager ha studiato psicologia. E forse dovremmo studiarla un po' tutti. È diventata così brava in psicologia che ha incominciato a fare delle importanti conferenze, interventi in società di formazione, parlando su assertività, autostima, linguaggio del corpo, comunicazione efficace, scrittura efficace. Attualmente, già da un po' di anni, è editor professionista di romanzi, saggistica e articoli scientifici. Tanto che mi ha detto che ha sempre in tasca una penna per correggere tutto quello che legge, comprese le grandi opere, no? I grandi capolavori della letteratura. Anche se leggo I Promessi Sposi. Anche se leggi Dante. Anche se leggo Dante. Però Leopardi no, non ci credo che lo puoi correggere. No, Dante no. Neppure Leopardi. Neanche Leopardi. Ok. Vi lascio alla loro conferenza, incontro a tre voci. Ma vi dico velocemente cosa ci sarà la prossima volta, che comunque leggete sulla locandina. Allora, la prossima volta, il prossimo mercoledì, è il 13 marzo, quindi aspettiamo l'Ocean Day, aspettiamo il Pi Greco Day, che è il giorno dopo. Voi sapete perché Pi Greco Day? Perché il 14 marzo in linguaggio anglosassone si scrive 3.14, in acquario l'abbiamo sempre festeggiato, anche con Lilia, che avevamo fatto dei dolci a forma di pi greco. Vabbè, il 14 marzo è un giovedì, allora noi festeggiamo un po' prima che è il 13, e lo festeggiamo con una interessante conferenza, La città che cambia, il caso del porto antico di Genova ed altre esperienze contemporanee. E parleranno Lia Piano, che è la figlia del grande Renzo Piano. E poi verranno degli architetti del gruppo, del team di Renzo Piano. Ecco, voi vi chiederete perché questa conferenza per festeggiare il Pi Greco Day. Beh, io una volta ho letto un bell'articolo in cui Renzo Piano diceva: mi tengo sempre in tasca una penna e un righello perché devo misurare tutto. Allora, io direi una bella applicazione della geometria. Certo, ci vuole la sua mente, però una bella applicazione della geometria, perché ha reso la nostra già bellissima Genova in una città ancora più bella. Vero. Vi ringrazio, buon ascolto e poi buona visione. Ecco, questa prima immagine che vi vogliamo presentare raffigura la strega di Pompei. Vedete che c'è una praticamente lo studio di una strega, con quella che è la strega, quella donna orribile sulla destra col mantello giallo, le altre due forse sono due clienti, e all'estrema destra c'è un bambino molto spaventato. Allora vorrei chiedere subito a Marinella: ma questa strega è così brutta perché è cattiva, oppure quelle brutte diventano cattive? Ma intanto buongiorno a tutti, grazie, si sente? Viene più vicino. Grazie di essere intervenuti numerosi, grazie a Lucia che ci ospita sempre così piacevolmente, e vediamo un po', vediamo un attimo questo mosaico. Innanzitutto immaginiamoci, chi lo sa se l'autore del mosaico che ha voluto presentare la strega così brutta perché cattiva, o il committente, chi lo sa, voglio una strega, no? Nel mio triclinio voglio una brutta strega in modo da, che lo so, spaventare gli ospiti, e chi lo sa. Fatto sta che in realtà noi vediamo che ha in mano anche una pozione, è una pozione, e queste due donne effettivamente sembrano spaventate, preoccupate. Il ragazzino con la testa così incassata si difende, si protegge da qualcosa, ha paura. Quindi il messaggio che emerge da questo mosaico è che questa strega fa paura a tutti. Quindi cattiva, quindi, perché brutta. Cattiva,
brutta e cattiva, brutta e cattiva la strega, perciò è un messaggio, guardate che le streghe sono brutte e cattive, tranne le sue, perché nel libro Roma brucia ancora c'è una maga strega che è molto bella, avvenente, sì. però poi vedremo. E vediamo cosa c'è dopo, che qua non si vede. Ah, ecco, le streghe esistono ancora? Allora, ti rispondo subito, non prima ovviamente di aver salutato il pubblico, quindi buon pomeriggio a tutti, e aver ringraziato gli organizzatori, Lucia in particolare. Insomma, per me è sempre un piacere venire qui in acquario, in un ambiente che ormai sento familiare, no? Visto che ho avuto diverse occasioni di venirci. Allora, le streghe esistono ancora oppure no? Allora, io ti rispondo citando Voltaire, grande Voltaire. Allora, Voltaire diceva: le streghe hanno cessato di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle. Allora, perché se ci ragioniamo un attimo, le streghe non sono mai esistite. È esistita la credenza che esistessero streghe, cioè queste persone, diciamo, dedite a culti satanici, no? Col diavolo, appunto, avevano sottoscritto un patto di sangue e utilizzavano questo potere che gli sarebbe derivato dall'accordo col diavolo per fare le cose più orribili, truculente, eccetera eccetera. E dunque, oggi c'è effettivamente nel mondo qualcuno che si autodefinisce strega o stregone, ovviamente c'è l'equivalente maschile, e nell'immagine che vedete a destra vedete proprio uno dei riti che queste persone che si autodefiniscono streghe o stregoni organizzano, di solito scegliendo posti così particolarmente suggestivi. L'immagine li ritrae a Stonehenge, no? Sito archeologico ben noto. Si tratta dei seguaci di una religione vera e propria che si chiama Wicca, W-I-C-C-A. È una religione che viene definita neopagana, perché loro si rifanno a culti misterici pre-cristiani, in particolare ai misteri di Eleusi, ai misteri di Iside, però è una religione così proprio creata a tavolino, ed è molto recente, perché è nata sostanzialmente a metà degli anni 50, e si conosce esattamente anche chi è il creatore di questa religione. Era un inglese di nome Gerald Gardiner, il quale prima aveva svolto, diciamo, la sua attività di funzionario pubblico in giro per il mondo. Durante questi suoi viaggi era venuto a contatto con diverse popolazioni del Borneo, della Malaysia, e poi appunto aveva costruito a tavolino questa religione, mettendoci insieme un sacco di cose. Cioè, una religione dove si possono trovare moltissimi aspetti, così, abbastanza eterogenei. Ma sono persone che sono chiamate innocue, che si passano il tempo organizzando questi incontri, questi riti, non fanno nulla di male, si divertono a questa maniera, diciamo, e nella loro religione si ritrovano anche delle tematiche, tutto sommato, che possono essere anche condivisibili, perché loro mettono al centro di tutto la natura, i cicli naturali, quindi c'è una forte componente, se vogliamo, ambientalista. C'è una forte componente anche femminista, se vogliamo, no? le streghe che seguono appunto la religione Wicca hanno una forte componente femminista che si rifà al culto della Dea Madre, che quindi è una cosa molto eterogenea, recente, perché, come ripeto, è nata a metà degli anni 50. L'immagine che vedete sulla sinistra invece rappresenta un po' quello che è il simbolo che caratterizza questo movimento, è il famoso pentacolo, una stella a cinque punte. Quattro delle punte rappresentano i quattro elementi, diciamo, della tradizione aristotelica, quindi terra, aria, fuoco e acqua, mentre la quinta punta, che corrisponderebbe alla quintessenza di Aristotele, viene identificata dai seguaci Wicca nello spirito, che secondo la loro credenza appunto pervaderebbe tutta la realtà materiale.
Posso tornare un attimo a parlare con Marinella? Sì. Tu stai parlando della, diciamo, magia o riti strani nel mondo odierno. Marinella ha studiato a fondo i rituali magici nell'antica Roma. E quanto è vecchia la magia? Ci sono testimonianze antiche? Sì, ci sono testimonianze antiche addirittura a partire dal V secolo avanti Cristo, nello storico Erodoto, che parla di mageia, quindi magia, e magoi, i maghi. Quindi già questi termini c'erano, ma non solo, ci sono altri termini tipo Strix, che è un uccello notturno identificato col Barbagianni, che succhierebbe il sangue dei bambini di notte, e è un sinonimo anche di vampiro. Quindi innanzitutto, oltre ai maghi e alle streghe, già sappiamo che sia nel mondo greco che nel mondo romano credevano ai vampiri. Ci sono vampiri anche nell'Asino d'Oro di Apuleio, ci sono vampiri in altre opere. E poi ancora questa maga, che poteva essere chiamata striga anche, strega, quindi striga, vedete, strix in greco, strix in latino, striga in latino, strega. Questi nomi tornano nella magia, è meglio sempre mantenere i nomi perché potrebbe portare male cambiarli. Ora, striga era usato come per noi strega, brutta strega, quindi immaginatevi un malastriga, quindi al bambino si dice: fai il bravo, se no viene la striga o lo strix, questo uccello notturno. Naturalmente queste credenze sono credenze popolari più che altro. Le persone colte non potevano aderire a queste credenze che riguardavano maghi e streghe. Tanto è vero che se noi prendiamo per esempio Plinio il Vecchio, ricordiamoci che è il comandante della flotta più importante di Roma, che era stanziata a Capo Miseno, quindi il comandante più importante, e poi era anche un letterato che ha scritto La Naturalis Historia, 37 libri, è un'enciclopedia di sapere universale. Chissà quante quindi volte uno scienziato, chissà quante volte avrete sentito dire: come dice Plinio il Vecchio, no? Plinio il Vecchio è prezzemolo, viene fuori in continuazione, 37 volumi, una cosa straordinaria. Lui dettava appunti continuamente in ogni situazione, e lui ce l'aveva a morte con la magia. Vediamo subito quindi la definisce, cioè c'è una frase di Plinio il Vecchio, vero Giuliana? Lui dice: sono perniciosi influssi che, partendo dalla Grecia, insidiavano il resto del mondo. Quindi già c'è una condanna. D'altra parte, suo nipote Plinio il Giovane, anche lui una persona di estrema cultura, preparato dallo zio, sapete che lo zio era morto poi nell'incendio durante l'eruzione del Vesuvio, e il nipote aveva detto: no zio, non vengo con te. Ricordate, aveva fatto apprestare una Liburda per correre a studiare il fenomeno, poi una più grande per aiutare gli amici. No, il Plinio Giovane, il nipote, no zio, non vengo con te perché mi hai dato dei compiti, io devo fare i compiti che tu mi hai dato. Quindi si è salvato, anche perché doveva fare i compiti che gli aveva dato lo zio. Vediamo un attimo, Plinio il Giovane scrive a un amico che era un amico, un sura, un giurista dell'entourage dell'imperatore Traiano, e gli dice: voglio basarmi sulla tua scienza, gli dice proprio, perché voglio la tua opinione su un episodio che riguarda i fantasmi. Quindi avete visto? No, era più che altro per dire, quindi dall'antica Grecia arriva a Roma la magia,
e già credevano nei vampiri, nelle streghe, nei maghi, e qui i fantasmi, e si parla di fantasmi e di catene. Io non mi dilungo oltre perché ho tante cose da dirvi, però se vi capita di andare in internet, leggete la lettera di Plinio il Giovane sui fantasmi, che è divertentissima, perché parla di una casa infestata dai fantasmi, è un filosofo che dei fantasmi se ne frega e l'affitta. Leggetela perché veramente è amena, assolutamente amena. Invece adesso darei la parola a Silvano per quanto riguarda le superstizioni, perché anche le superstizioni sono una forma molto pericolosa di credenze, no? Certo, sì, sono strettamente legate proprio al pensiero magico. Ora, una superstizione sostanzialmente è un errato rapporto di causa ed effetto, cioè nel senso che si crede, no, che esista una relazione di causa ed effetto tra due eventi che invece sono totalmente indipendenti uno dall'altro. Non so, il caso tipico, sono per la strada, vedo un gatto nero, dopo due minuti inciampo, attribuisco, no, il fatto di essermi inciampato alla vista del gatto nero, quando i due eventi sono totalmente estranei l'uno con l'altro. Cioè è una fallacia logica, se vogliamo, no? Cioè si crede che un evento accaduto dopo dipenda da un altro semplicemente perché l'altro evento è accaduto, cioè, prima. Si crea una relazione di una relazione che però non corrisponde assolutamente. Esatto, cioè, non ha fondamento, diciamo, questa relazione di causa ed effetto. La cosa curiosa che vi volevo raccontare e che noi non siamo l'unica specie vivente a cadere vittima delle superstizioni. Ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che anche alcuni animali possono sviluppare delle superstizioni. L'immagine che vedete nella slide raffigura Friedrich Skinner, che è stato un grandissimo psicologo comportamentista. Lui aveva fatto negli anni 40 del Novecento degli esperimenti estremamente divertenti, anche se vogliamo, usando i piccioni, quindi animali tutto sommato abbastanza lontani da noi, no? Insomma, gli uccelli sono anche molto disprezzati. Lui praticamente aveva addestrato, o meglio condizionato, dei piccioni ad azionare una leva in gabbie opportunamente costruite in modo tale che azionando questa leva venisse erogato del cibo. Quindi questi piccioni avevano imparato, no, che premendo la leva ottenevano come premio del cibo, delle granaglie, eccetera. Poi gli stessi piccioni così condizionati vennero messi in gabbie nelle quali però l'erogazione del cibo avveniva in modo del tutto casuale, cioè c'erano lo stesso le leve, però l'erogazione del cibo era casuale, cioè c'era un temporizzatore, qualche cosa del genere. Ora, questi piccioni svilupparono delle vere e proprie superstizioni, perché nel momento in cui veniva erogato il cibo, loro credevano che questa erogazione dipendesse da quello che avevano fatto pochi istanti prima. Per esempio, se un piccione si stava beccando le piume del petto, no, pochi istanti prima che avvenisse l'erogazione del cibo, lui credeva che l'erogazione dipendesse dal gesto che lui aveva compiuto. Per cui continuava ripetutamente in modo ossessivo a becchettarsi le piume del petto nella speranza che venisse erogato dell'altro cibo. Oppure, non so, un altro piccione in quel momento stava girando su se stesso, continuava ossessivamente a girare su se stesso con la speranza che venisse erogato il cibo. Se ci pensiamo bene, sono delle vere e proprie superstizioni, perché, come dicevamo prima, sono delle errate relazioni di causa ed effetto. Un altro etologo di nome Eberhard Curio, che è morto qualche anno fa, era tedesco lui, fece degli esperimenti ancora più interessanti, perché ora noi sappiamo, no, che nella società umana le superstizioni, per esempio quella del gatto nero a cui mi riferivo prima, generalmente vengono acquisite culturalmente, cioè uno sente dire che i gatti neri portano sfortuna e si convince che sia la verità. Quindi non derivano da esperienze dirette, derivano così da un'acquisizione culturale, sociale.
Ebbene, Curio dimostrò che anche fra gli uccelli, in particolare fra i merli, accadeva qualche cosa di simile e fece un esperimento molto interessante. Lui in pratica insegnò a dei merli ad avere paura di oggetti totalmente inanimati e immobili, non so, una bottiglia di acqua, per dire. Come faceva a condizionarli ad avere paura? Praticamente mostrava contemporaneamente ai merli la bottiglia e un altro merlo, cioè un loro simile, che veniva spaventato, ad esempio, da un uccello rapace. Per cui il merlo vedeva il suo simile spaventato quando lui vedeva la bottiglia, per cui associava il pericolo alla bottiglia, per cui tutte le volte che vedeva una bottiglia si spaventava. Questa era l'operazione preliminare dell'esperimento di Curio. Poi questi merli così condizionati, diciamo, ad avere paura della bottiglia, tanto per semplificare, venivano messi in libertà all'interno di una comunità di merli che non aveva subito nessun condizionamento. Curio osservò che nel giro di un tempo relativamente breve tutti i merli di quella comunità avevano paura della bottiglia. Quindi vuol dire che anch'essi avevano acquisito culturalmente, fra virgolette, la paura della bottiglia. Quindi avevano acquisito una superstizione per via culturale, fra virgolette, esattamente come facciamo noi. Perché, ripeto, la maggior parte delle nostre superstizioni noi le abbiamo apprese. Non sì, sono imparate dalla nonna, imparate dalla società, diciamo, dalla cultura in cui siamo nati e cresciuti. Quindi sono esperimenti estremamente interessanti che hanno mostrato proprio come le superstizioni siano diffuse anche in altre specie animali. Molte specie. Vediamo cosa... Ah, ecco. Ecco, questa vignetta che dunque riguarda in particolare il creazionismo, no? Se vogliamo, il creazionismo è una forma di pensiero magico, no? Perché i creazionisti credono che tutte le specie viventi, tutto quello che esiste sulla faccia della Terra sia così da sempre e sia stato creato appunto per l'intervento di una divinità, cioè di qualche entità sovrannaturale. E quella vignetta mostra bene proprio la differenza tra metodo scientifico e metodo creazionista, ma in senso lato possiamo dire pensiero magico. Nel pensiero creazionista e nel pensiero magico si parte, diciamo, da delle credenze ritenute vere in maniera prioristica e poi si dice, no, quali sono i fatti che possono supportare queste nostre credenze? E se ci pensiamo bene, il metodo scientifico fa esattamente l'opposto. Cioè, il metodo scientifico non parte da nessuna affermazione a priori, esamina i fatti, esamina la realtà e dall'esame dei fatti cerca di formulare delle ipotesi interpretative. Quindi questa vignetta mi piaceva perché in maniera estremamente sintetica fa capire bene proprio la differenza di fondo tra pensiero scientifico e pensiero magico, due forme di pensiero che evidentemente non sono compatibili fra loro. Certamente. Oh, e torniamo invece al mondo antico e chiariamo un po' che cosa sono queste defixiones. Qui vedete defixio è il singolare, defixiones è il plurale e Marinella adesso ci spiega in che cosa consistono queste defixiones. Defixiones, in realtà la traduzione è tavolette di maledizione. Ma a me piace chiamarle tavolette di costrizione, perché si può maledire un avversario, ma si può anche desiderare di costringere una donna ad amare un uomo per tutta la vita. Quindi possono essere in senso positivo o in senso negativo. Cioè positivo no, diciamo in senso amoroso. Comunque rispetto a delle maledizioni il senso è positivo, no? Bene, io sono rimasta incantata, ecco, giusto perché parliamo di magia. La prima volta che a una lezione all'università di epigrafia greca mi sono trovata di fronte a una tavoletta di maledizione. C'era un tale che inveiva contro i ladri e augurava tutti i mali di questo mondo ai ladri che gli avevano rubato in casa, gioielli, gli avevano portato via, cose preziose e...
un sacco di maledizioni, di accidenti, e alla fine pregava gli dei che potessero portare questo dell'oltretomba. Beh, l'ho trovata una cosa curiosa e divertente. Per recuperare la refurtiva, quindi si va da un mago e si chiede che ci prepari una tavoletta di maledizione. State attenti, erano incise su piombo. Qui la vedete in colore un po' grigiastro. Erano incise su piombo e a volte erano grandi poco più della mia mano. Eppure erano incise in tutte le parti. Questa poteva essere un filo più grande, però non di tanto, anche perché il mago poi arrotolava, perché il piombo è duttile, e andava addirittura a profanare le tombe per infilarle dentro al sarcofago, in modo che il defunto fosse il portatore, una specie di portalettere, portatore della maledizione o della addirittura costrizione d'amore fino alla signore dell'oltretomba, quindi Plutone o Ade. Doveva anche essere un defunto fresco, diciamo, c'erano delle c'erano delle caratteristiche. Doveva essere possibilmente uno morto di morte violenta, perché se le parche avevano filato tot anni e questo era morto prima degli anni destinati dalle parche, doveva girarsi intorno alla sepoltura fino a che non aveva concluso questi anni che erano destinati, quindi era un portatore fantastico per l'aldilà. Io parlo sia del mondo greco che del mondo romano, VI secolo avanti Cristo, VI secolo dopo Cristo, sono testimoniate in tutto l'impero romano, ad esempio anche in Gallia. Infatti io ho inserito una maga che arriva dalla Gallia. E poi anche là si trova, sono scritto un po' in latino, un po' in greco e anche in altre lingue. Queste già sono delle tavolette che vengono da una fonte di Anna Perenna, perché Silvano prima ha detto che le maghe non esistono, ma io vi porto nell'antro, un po' per volta noi arriveremo nell'antro delle maghe e troveremo il materiale che le maghe usavano per il loro lavoro, tra virgolette, no? Quindi qui cosa si vede? Si vede, intanto vediamo subito quello per terra, la figura per terra orizzontale che è il maledetto. È tutto chiuso in modo che non si possa più muovere, perché defixio vuol dire costringo, fisso, blocco, immobilizzo. E quindi è tutto chiuso su se stesso in modo che non si possa più muovere. E poi è avvolto dai serpenti, non è tanto una bella scena essere avvolto dai serpenti, però i serpenti erano sacri a molte divinità del mondo antico. Ricordatevi poi che quando dal paganesimo si passa al cristianesimo, la Vergine schiaccia il serpente e quindi schiaccia il paganesimo. Qui sono cari alle divinità, però la divinità in questo caso deve accontentare il defigente, cioè quello che ha chiesto la maledizione, che è andato dal mago. Aspetta un minuto, vedete in alto a sinistra Osiride che sbuca, e poi c'è Set, il dio Set. Attenzione, siamo in mondo romano, però c'è Osiride, c'è Set. Perché ho scelto questa tavoletta? Perché secondo me è straordinario il fatto che si preghi Api, Osiride, Set, gli angeli e gli arcangeli. A volte si trova Cristo, cioè nel campo della magia teniamoli tutti buoni, perché non si sa mai, non si può offendere qualcuno. Poi magari uno è più potente, più forte dell'altro. Quindi qui, per esempio, tutta questa scritta prego Osiride, Api, gli angeli e gli arcangeli affinché diano una morte penosa e fulminea a Cardelo, ossia in un letto di tortura, e prego le ninfe che distruggano il midollo, i nervi, i muscoli e il vigore. Cosa sono queste formule? Il mago aveva i suoi papiri, aveva i suoi libri di pergamene, e a seconda della richiesta del cliente sceglieva la giusta defixio, perché poteva essere contro i ladri, poteva essere una auriga che voleva vincere, poteva essere come quella che viene dopo, contro un giudice per vincere una causa di un processo. Ho sbagliato. Questa è una, secondo me, è una, siamo sempre quell'Anna Perenna, Roma di cui parlavamo, la fonte di Anna Perenna è stata trovata. Antonius, questa sembra un fai da te, o il cliente voleva pagare poco, o il mago gli ha fatto il minimo indispensabile, una specie di pupazzo, no?
con scritto Antonius, anche sulla tavoletta anche dietro c'era scritto Antonius, e veramente, oppure se l'è fatta quello che voleva maledire questo Antonio, no? Non voleva spendere soldi dal mago, fai da te. Questa invece è contro un giudice, e qui notate che ci sono per esempio delle lettere, una in alto, una mi, una lambda, lettere greche. Poi vedete, ad un certo momento a sinistra c'è scritto qualcosa del tipo molto ecopto, vuol dire occhio, ed è sotto un occhio. Dall'altra parte lingua, quindi si chiede che sono invocate le ninfe sacras e sanctas perché tolgano sia l'occhio destro che l'occhio sinistro al giudice Sura. Attenzione, si legge nelle ultime righe: qui natus est de vulva maledicta, in modo che non possa più emettere giudizi. Quindi quello rombo è interpretato come una vulva, come una vagina, e all'interno quella specie di violino sarebbe l'utero. Quindi maledicono praticamente la donna che ha messo al mondo questo giudice, gliene dicono di tutti i colori perché non sia più in grado di giudicare. Vedete, adesso diremmo figlio di, no? C'è del greco, c'è del latino e c'è del copto. Perché? Chissà, il copto, il mago diceva mettiamo dei disegni e delle scritte in copto che valgono molto, no? Così avrà più effetto questa maledizione. Ok. E costerà di più. Costerà di più, naturalmente. Bene, quindi questo giudice non doveva più né vedere né parlare. Né vedere né parlare, certo. Per esempio, gli aurighi sono rappresentati con le braccia chiuse su se stesse in modo che non possano più tenere le regine del carro. Sapete che a quei tempi c'era un fenomeno delle corse dei cocchi, che era, c'era un tifo sfegatato come il nostro, del nostro calcio, morti. E poi c'erano un sacco di scommesse. E poi era un ambiente veramente sporco. Ecco. Ok, e qui veniamo a una scoperta molto archeologica. La base dei miei libri, effettivamente, c'è questo materiale della mia tesi di laurea, e anche mi piace molto l'archeologia, sono un'archeologa mancata, ho dato degli esami di archeologia. Quando c'è qualche cosa che riguarda l'archeologia mi piace sempre approfondirlo. Ad un certo momento mi sono capitate queste recensioni che riguardavano la fontana di Anna Perenna, che è stata scoperta abbastanza recentemente, nel 1999, durante gli scavi per un parcheggio sotterraneo. Grande sorpresa, una fontana di 4 metri per 1, quindi neanche tanto piccola, con 4 cannelle e dietro un'enorme cisterna. E la cisterna è importante per i nostri reti. E vedremo poi cosa c'è in questa cisterna. E quindi questa fonte avrà senz'altro bloccato gli scavi. La cosa interessante è che, mentre non sappiamo mai quando troviamo un monumento, quando c'è un monumento, a chi è dedicato, a volte qualche epigrafe ci suggerisce, però quante volte i templi cambiano nome. No, vi sarà successo, andate a vedere un tempio e chiamate in un'altra moda. Sì, una volta attribuito a, in realtà. Qui è un unico caso in cui noi sappiamo che è dedicato ad una divinità minore, Anna Perenna. Infatti si vede questa ara, ce ne sono due, tutte e due dedicate da... Torna indietro. Dedicate tutte e due da questo, vedete la prima riga? Questo Svetonius Germanus, e sotto la moglie Licinia, e subito dopo c'è Anne Perenne, quindi ad Anna Perenna. In alto vedete che c'è Sacris Sanctis Nilfis, no? Giusto? Dico giusto? Sì. Allora, abbiamo il nome della fonte. Oltre ad avere il nome, quindi grande sorpresa di trovarla nel parcheggio, grande sorpresa di trovare addirittura tutto, sapere a chi è stata dedicata, e poi la curiosità di sapere chi è quest'Anna Perenna.
è una divinità che veniva appunto celebrata al 15 marzo, per noi primavera, per gli antichi romani, in un certo periodo di tempo era il primo giorno dell'anno, e quindi grande festa per garantirsi un anno felice. Ormai ci siamo, un anno felice, fortunato, insomma, era di buon augurio. Solo che per brindare ad Anna Perenna, qui abbiamo la testimonianza delle fonti. La cosa curiosa è che dopo aver saputo che era Anna Perenna, abbiamo anche le fonti che ce ne parlano. Quindi c'è per esempio Ovidio che ci dice che venivano fatti questi festeggiamenti e si bevevano quanti più bicchieri di vino possibile, perché ogni bicchiere in più rappresentava un anno di vita in più. Scusate, alla fine grandi sbornie, e finivano in modo piuttosto, posso dire, godereccio, nel senso che Ovidio va avanti a raccontare che con rami e buttandoci sopra i mantelli facevano delle specie di capanne, e sotto ognuno poteva fare quel che voleva, comprese le matrone romane, che tanto caste all'interno delle mura del pomerio, qua potevano sbizzarrirsi e comportarsi come meglio credevano. Diciamo che a questa fonte di Anna Perenna ci è andata anche la protagonista del tuo romanzo, sì, tua maga. Tra l'altro, vabbè, e leggerei poi calcolate che la magia però ha un rilievo non particolare nell'ambito del romanzo. Ne parlo solo perché è interessante vedere cosa è stato trovato in questa fonte, no? A parte la mia maga, io ho particolarmente simpatia per il poeta satirico Marziale, che è già protagonista nel secondo libro storico, ed era protagonista anche tra i protagonisti anche in questo libro. Quello che poi mi ha divertito è che io ho messo Marziale dietro un albero che spia la maga. Ora Marziale ha parlato del Nemus pomiferum anne perenne. È un verso di Marziale, quindi il bosco ricco di frutti di Anna Perenna. Ho detto, guarda, lo cita proprio Marziale, io l'ho proprio piazzato lì dietro un albero. Sì. Leggo il pezzettino? Visuscia? No, direi tra un attimo. Sì. Allora, andiamo avanti con le sorprese. La sorpresa successiva è che non solo questa fonte sappiamo a chi era dedicata, ecco, c'è una frase di Macrobio: ut mancun ut annare et per annare como deliciat, perché sia lecito per trascorrere l'anno e portarlo fino alla fine in modo fortunato. Questa fa già parte del materiale trovato dove? Nella cisterna. Dietro a questa cisterna, dentro al fango e alla sabbia, sono stati trovati tantissimi reperti. Conservati bene per via del materiale argilloso. Conservati bene, vuoi andare avanti? Ecco. Per esempio, delle lucerne magiche non venivano usate, vedete che il beccuccio è bianco, non c'è stato fuoco, è rimasto bianco. Non sono affumicate. E guarda un po', dentro delle lucerne arrotolato cosa c'era? Le defixiones. Allora, stiamo già vedendo che qui andavano le maghe di notte a compiere i loro riti, quindi lucerne, poi un'ottantina di lucerne, vero Giuliana? Poi una ventina di tavolette di maledizione, contenitori di più. Qui vedete i contenitori, queste foto le ho scattate io ai musei delle Terme di Diocleziano a Roma, dal vicino al museo archeologico, dall'altra parte. Se vi capita, non basta un giorno per visitarlo. Michelangelo ha riadattato nel Rinascimento quello che erano state le Terme di Diocleziano. È una cosa spettacolare. Tre ore per trovare la sala di Anna Perenna, non riuscivamo a trovarla, eravamo andati a posto. Vedete questi contenitori cilindrici di piombo? Dentro ogni contenitore ce ne sono altri due. Quindi, uno dentro l'altro, stile matriosca. Alla fonte andavano a bere l'acqua pura, l'acqua incontaminata, l'acqua sacra, era piena di piombo e anche di rame, tutt'altro che pura, perché c'era più piombo. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo che altro c'è.
Vabbè, tanto per vederlo un po' meglio, chiaramente oggetti d'uso comune, non si poteva andare a dire fatemi dei contenitori di per mettere, poi vedremo per mettere uno dentro l'altro, vedremo poi per mettere dentro cosa, perché era vietato dalle leggi, le defezioni sono vietate. Ottaviano fa una campagna contro maghi e streghe. E si fa aiutare anche da Orazio, dagli intellettuali dell'epoca, chiede appunto un aiuto per evitare questa diffusione della magia. Per evitare. Va bene, a questo punto, prima di passare ad altre cose, leggerei un pezzettino del tuo libro. Prima i pupazzi. No, i pupazzi dopo danno la parola a lui. Giustamente. Io ti chiamo adesso. Va bene. Pupazzo no, dopo. Va bene. Allora, leggo un pezzettino da un libro di Marinella. Praticamente c'è la maga che va a fare le sue magie nel bosco e c'è Marziale che la guarda da dietro l'albero. Visuccia raccoglieva legnetti secchi ai margini del bosco. Sentiva il rumore lieve dei suoi passi, quello dell'acqua che sgorgava dalle cannelle e le sue parole espresse con rabbia. Brucerà questa legna così come arderà di passione il cuore dell'uomo amato da quella donna, ma il fuoco colpirà anche l'infedele pitone. La voce risuonava profonda, tremenda, non sembrava neanche più la sua. Abbassò la torcia per incendiare il mucchietto dei rami raccolti. Il viso, illuminato dai bagliori del fuoco sprigionatosi rapidamente, non pareva più umano. Si era trasformata in un essere quasi demoniaco che incuteva paura. Ora era davvero una strega. Marziale rabbrividì. La maga teneva in mano qualcosa di cilindrico e lo protendeva verso la luna. Ora che è fuggito da me come se avesse visto il volto di Medusa, io lo odio, lo detesto e voglio solo distruggerlo. Lui sa bene quanto sono potente e se ne pentirà amaramente di avermi respinto. Chiamo a raccolta gli emissari della Dia Azgonda, i potenti demoni infernali Apecius, Aquanus, Senata, perché collaborino con le divinità di questa fonte e le Nisches. Accendete l'anima, il cuore, il fegato, il respiro, torturate d'amore il suo corpo notte e giorno. Domatelo che balzi via da ogni luogo e da ogni casa. Con lui brucino la sua casa, le porte del Tevere e Roma tutta. Mentre pronunciava le ultime parole, teneva il cilindro tra le mani e lo immergeva nella fontana. Quindi, e dentro il cilindro c'era una defezione, sicuramente. Volevo solo dire che, stiamo vedendo un materiale usato dalle streghe alla Fonte di Anna Brenna, siamo in zona Parioli, e io mi sono divertita a mettere questa maga, a mettere in scena questa maga che utilizza veramente il materiale che ho visto da un punto di vista archeologico. Alla fine, cosa c'era nei tre cilindri uno dentro l'altro? C'era la statuina del maledetto, di colui che doveva essere maledetto, ed eccola qua con una scritta, perché si metteva il nome sul petto in modo da non sbagliare, che gli dèi non si sbagliassero, era quello che doveva essere colpito. Eccolo qua. Adesso li ho fotografati, sì, andiamo pure avanti. I piedi spezzati apposta, la cosa curiosa è che erano così ben sigillati questi cilindri che sono arrivate a noi le figurine, che i pupazzi che erano all'interno, fatti con latte e farina. Latte e farina sono arrivati a noi dopo quanti secoli? Intatti. Accidenti, che materiale che usavano i romani per sigillare, non so, il nostro non sarebbe arrivato. Arriviamo fino al pentolone della strega. Vi ho detto, vi parto nell'alto delle streghe, perché in questo bosco, a zona Parioli oggi, tra il materiale che è stato trovato, c'è anche questo cacabus, che è proprio il pentolone in cui la strega di notte compiva i suoi riti e quindi preparava i filtri. C'è tutto, quindi, no? C'è lì le tavolette, tutto. E non è cambiato molto dai tempi nostri. Passerei la parola
a Silvano che ci spiega questa diapositiva. Ma dunque, intanto in alto a sinistra, quella che vedete raffigurata è una bambolina voodoo. E c'è una forte somiglianza, no, tra i riti appunto delle bambeline voodoo e quello che ci raccontava Marinella. Alla base di tutte queste credenze c'è quello che possiamo chiamare pensiero analogico, cioè noi stabiliamo, no, una somiglianza tra due cose, o in questo caso fra un oggetto e una persona, e immaginiamo che ciò che noi facciamo all'oggetto venga automaticamente trasmesso anche alla persona, in questo caso appunto il fatto di essere trafitti con gli spilloni. Io penso che, ora non sono esperto di antropologia o di storia, ma penso che la religione voodoo non abbia avuto, diciamo, subito influenze da parte della cultura greco-romana. Ciò nonostante, appunto, anche in culture molto diverse, molto lontane, si sono sviluppate credenze simili. Nell'immagine di destra, invece, quello che vedete raffigurato è uno sciamano aborigeno. Perché ho messo questa immagine? Perché, insomma, nelle comunità, no, dove gli sciamani esistono, questi personaggi hanno un potere enorme di carattere sostanzialmente psicologico. Loro credono e fanno credere ai loro discepoli che si tratti di poteri magici, in realtà è un potere di tipo psicologico. E riescono, no, ad ottenere questa credibilità all'interno della società in cui vivono grazie proprio a meccanismi psicologici che si generano. Ora, gli antropologi, gli etnologi, no, che hanno studiato queste società in cui il pensiero magico è fortemente radicato, hanno osservato un curioso fenomeno che viene proprio definito effetto stregone. In che cosa consiste? Lo stregone o lo sciamano, appunto, che lancia ad esempio una maledizione contro qualcuno che appartiene a quella comunità, produce realmente degli effetti, anche se i poteri magici non esistono, però gli effetti si manifestano lo stesso in maniera tangibile. Perché? Perché la vittima, diciamo, del maleficio, cioè colui che è colpito, no, dalla maledizione dello sciamano, viene automaticamente emarginato da tutti gli altri membri della società. Per cui questa persona trova veramente grossissime difficoltà a sopravvivere, non riesce a procurarsi il cibo perché nessuno è disponibile a concedere il cibo, non viene curato se si ammala. Per cui questi meccanismi fanno sì che magari in tempi anche abbastanza brevi, a volte queste maledizioni sortiscano come effetto proprio la morte della vittima. E questo rafforza ancora di più la credenza, no, nei poteri magici dello stregone e dello sciamano. Ripeto, poteri che di per sé non esistono, ma i meccanismi psicologici che generano effettivamente producono degli effetti. E il discorso, no, più in generale, delle cosiddette profezie che si autoavverano. Un concetto che era stato introdotto da Robert Merton, no, che era un sociologo, il quale appunto aveva dimostrato come certe credenze, no, per il semplice fatto di esistere, producono degli effetti. Ad esempio, lui in un suo libro cita l'esempio della banca, no, che è molto semplice ma significativo. C'è una banca magari che gode di ottima salute, però improvvisamente, non si sa bene per quale motivo, fra i clienti della banca si comincia a diffondere l'idea che la banca sia in difficoltà. Allora i clienti della banca cosa fanno? Immediatamente ritirano i loro risparmi, mettono seriamente in difficoltà la banca e alla fine la banca fallisce. È una profezia che si autoavvera, non c'era nessun motivo che portasse al fallimento della banca, però i meccanismi psicologici che si generano, quindi il fatto stesso, come dicevo, che una credenza esiste, può produrre degli effetti. Nella slide in basso a sinistra invece c'è quella specie di capsula, no, di pillola, in cui compaiono le scritte placebo e nocebo.
In medicina, no, quello che appunto in antropologia e in etnologia si chiama effetto stregone, in medicina si chiama appunto effetto placebo o effetto nocebo, che sono l'immagine, diciamo, speculare uno dell'altro. L'effetto placebo, sapete tutti in che cosa consiste, cioè se io sono convinto che una certa pillola sia efficace nei confronti di un certo disturbo, se io ho quel disturbo e prendo quella pillola, ne ho comunque un giovamento, anche se la pillola contiene principi che sono assolutamente inerti dal punto di vista farmacologico, magari c'è del semplice zucchero o qualcosa del genere. Come esiste l'effetto placebo, esiste specularmente l'effetto nocebo. Cioè, se io sono convinto che una determinata cosa mi faccia male, se io assumo quella cosa, effettivamente vado incontro a dei disturbi di carattere psicosomatico, se diciamo. Cioè, questo dimostra come la nostra mente abbia un effetto potente proprio sul nostro organismo a livello fisiologico. Perché l'errore che spesso si fa quando si parla di placebo e di nocebo e di parlare di suggestione, ma in realtà non si tratta di semplice suggestione, perché l'effetto placebo porta proprio a delle modificazioni di parametri clinici che possono essere misurati, quindi parametri legati, non so, a determinate sostanze nel sangue, quindi gli effetti fisiologici sono reali, non è soltanto un effetto di suggestione come spesso si dice. Sul placebo poi ci sarebbero tantissime cose da dire, perché il placebo ad esempio spiega perché tanta gente creda in terapie che di per sé sono totalmente inefficaci. Poi magari avremo modo di parlarne, ecco, vedo che hai già messo la slide. L'omeopatia, no, gode di una certa popolarità, però non ha nessun fondamento scientifico, anche perché i rimedi omeopatici che uno assume non contengono assolutamente nessuna molecola che possa esercitare un'azione farmacologica. L'efficacia, diciamo, in cui molta gente crede relativamente all'omeopatia è data esclusivamente dall'effetto placebo. Infatti ci sono studi ormai in letteratura scientifica condotti attraverso il metodo del doppio cieco che mostrano chiaramente come l'omeopatia non abbia alcuna efficacia che superi l'effetto placebo. L'effetto placebo c'è sempre in qualsiasi atto medico, compresa appunto l'omeopatia o altre pseudomedicine più o meno popolari, però una terapia per essere considerata efficace deve dimostrare di avere un'efficacia superiore al placebo. Se metti magari la slide successiva, qui c'è una citazione di quello che è il testo fondante dell'omeopatia scritto da Christian Heinemann. Anche l'omeopatia si basa sul pensiero analogico di cui parlavamo prima. Il cardine, no, su cui si basa l'omeopatia è il principio secondo il quale il simile cura il simile, cioè Heinemann credette di poter formulare questo principio, che in realtà non ha nessuna dimostrazione fattuale, semplicemente basandosi sull'analogia, cioè se una certa sostanza presa a concentrazioni elevate mi produce determinati effetti negativi, cioè determinate patologie, allora la stessa sostanza presa a concentrazioni bassissime può curare gli effetti che produce. È una cosa inventata di sana pianta, giustamente, come dice la nostra moderatrice. Non c'è nessuna base fattuale. Ciò nonostante, molta gente continua a credere nell'omeopatia grazie semplicemente all'effetto placebo che produce. Il guaio è che ci crede anche l'Istituto Superiore della Salute. E dunque, qui il discorso è molto complesso, perché ci sono sicuramente degli aspetti normativi che bisognerebbe rivedere, perché ovviamente i farmaci sono soggetti a una normativa molto rigida, e all'interno di questa normativa è previsto che un qualsiasi farmaco, per essere commercializzato,
debba superare una prova di efficacia, cioè deve dimostrare di essere più efficace del placebo. Per i rimedi omeopatici, stranamente, la normativa è diversa, perché un rimedio omeopatico, per essere commercializzato, deve semplicemente dimostrare di essere innocuo. E ovviamente il principio di innocuità lo supera ampiamente, perché, ripeto, come dicevo prima, nei rimedi omeopatici c'è acqua fresca, o al limite c'è qualche eccipiente del tutto innocuo, appunto come lo zucchero, il lattosio o quant'altro. Perché sapete, penso, come vengono preparati i rimedi omeopatici nella slide successiva, in quella successiva. Ecco questa. C'è uno schemino che mostra proprio qual è la procedura di diluizione che i rimedi omeopatici subiscono prima di essere commercializzati. Magari, se a qualcuno interessa, possiamo entrare un po' più nei dettagli, però il principio è: partiamo da quella che si chiama tintura madre, facciamo una prima diluizione di un fattore 100 e otteniamo quello che gli omeopati indicano con la sigla CH1. Poi diluiamo ancora di un fattore 100, quindi arriviamo alla CH2, e il fattore di diluizione è 100%, cioè 10.000. Per cui capite bene che con pochi passaggi si raggiungono dei fattori di diluizione pazzescamente elevati, per cui si può facilmente dimostrare, con un po' di conoscenze chimiche elementari, che dalla 12ª diluizione centesimale, cioè dalla CH12, non c'è più neanche una molecola di quella che era la tintura madre iniziale. Per cui, come dicevo prima, uno assume acqua fresca, però dinamizzata. Però dinamizzata. Poi c'è il discorso, appunto, della succussione o dinamizzazione, che secondo gli omeopati dovrebbe conferire a questi rimedi una particolare energia. Però questo processo di dinamizzazione consiste semplicemente in un'agitazione che non produce alcun effetto, se non al limite quello di scaldare un po' la soluzione per semplice attrito. E quindi anche qui si ricade in un pensiero di carattere magico, perché non c'è nessuna base. Adesso e, arriviamo. Sì, vedo che hai già messo la slide. Prego, prego. Male, no, 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 prego, prego. Intervieni pure tu, Giuliana. No, perché appunto questo è un aspetto estremamente interessante, di attualità. Certo. Conosco personalmente delle persone che ci credono, e quindi, caspita, è una superstizione veramente assolutamente grandiosa. Per cui volevo leggere un pezzettino, okay, dal tuo libro, dove parli appunto dell'agricoltura biodinamica, e dici: a fianco a tecniche sensate, nell'agricoltura biodinamica convivono altre pratiche decisamente bizzarre e senz'altro più vicine alla magia che non all'agricoltura razionale. Ad esempio, una pratica ritenuta fondamentale consiste nello spruzzare il terreno con particolari preparati biodinamici. Tra questi, il principale è il cosiddetto preparato 500 o cornoletame. Mettiamo un altro. Eccolo qua. Il cornoletame. La sua preparazione, che deve essere eseguita nel periodo che va da fine settembre a fine ottobre, prevede l'utilizzo di letame fresco, privo di paglia, che va introdotto in un corno di vacca che abbia figliato almeno una volta nella propria vita. Una volta riempiti i corni, essi vanno sotterrati in luogo accuratamente scelti, vanno poi dissotterrati intorno al periodo pasquale, e quando poi si decide di spargere il preparato sul terreno, il contenuto dei corni deve essere miscelato con acqua tiepida proveniente da sorgente, pozzo, pioggia. La miscelazione prevede un lento processo di dinamizzazione che deve durare circa un'ora, e la dinamizzazione consiste in un'agitazione che può essere manuale o meccanica. Ok. Siamo nell'ambito della magia pura, no? Riaffiorano proprio, no, le caratteristiche del pensiero magico. Quella fotografia, appunto, mostra come venga preparato questo corno letame. Preparato con questa forma. Con questa allungata, forma, perché allora bisogna premettere una cosa molto rapidamente.
il creatore di quella che oggi noi chiamiamo agricoltura biodinamica è stato Rudolf Steiner, quel signore che avete visto nella slide precedente, che era un signore austriaco che aveva multiformi interessi, ma era sostanzialmente un esoterista. Lui era fortemente condizionato proprio da credenze di tipo esoterico, di tipo magico. Lui pensava che tutta la realtà fosse dominata da forze occulte che attraverso determinate procedure potessero essere incanalate, diciamo, e utilizzate per vari scopi. Per cui la scelta del corno di vacca obbedisce a una logica, perché secondo le credenze di Steiner il corno allungato della vacca funzionava come una sorta di antenna per captare proprio queste energie occulte che secondo la sua dottrina esoterica avrebbero pervaso tutta la realtà. Anche qui rientra di nuovo, riappare di nuovo il discorso di diluizione, perché questo corno d'etame viene diluito a livelli non dissimili rispetto a quello che abbiamo detto prima sull'omeopatia. Per cui se uno va a vedere su ogni metro quadrato di terreno quanti milligrammi di letame, è una quantità del tutto infinitesimale, per cui non c'è ragione di pensare che questo corno letame possa avere un effetto fertilizzante come Steiner e i suoi seguaci invece credono. La slide che mettevi prima è anche quella abbastanza divertente. Uno dei problemi grossi delle colture, ad esempio colture cerealicole, è la difesa nei confronti dei roditori, perché i roditori ovviamente si mangiano il raccolto. Steiner dà delle indicazioni ben precise per tenere lontani i roditori. Lui dice che bisogna catturare un povero topo giovane. Come si fa a capire? Come si fa non lo sa solo lui, perché non specifica come si faccia. Bisogna ucciderlo, bisogna scuoiarlo. La pelle va bruciata, anche qui bisogna stare attenti al calendario astrologico, perché bisogna stare attenti che Venere sia nel segno dello scorpione, chissà perché. La cenere proveniente dalla combustione della pelle del povero topo deve essere poi cosparsa sul terreno, e questo, secondo le credenze biodinamiche, terrebbe lontani i roditori. Capite che siamo in piena stregoneria. Ora, la cosa farebbe sorridere e finirebbe lì se purtroppo non avessimo avuto nel recente passato un caso politico che veramente fa rizzare i capelli in testa, perché il 21 maggio 2021 nel nostro Senato della Repubblica è stato discusso e votato un disegno di legge in cui praticamente veniva riconosciuta l'agricoltura biodinamica. Quindi l'agricoltura biodinamica, se quel disegno di legge fosse stato approvato così com'era, diventava parte integrante della nostra normativa giuridica italiana. E ben 195 senatori hanno votato a favore dell'approvazione di questo disegno di legge. C'è stato un unico voto contrario, che è stato quello della povera senatrice Elena Cattaneo, che oltre a essere senatrice a vita è una insigne scienziata, è una farmacologa di rango. E lei, rendendosi conto di cosa sia l'agricoltura biodinamica, ha cercato di spiegare ai suoi colleghi senatori che cosa sia, facendo una battaglia direi eroica, perché era una contro tutti. Ciò nonostante, il Senato ha votato con 195 voti a favore il riconoscimento dell'agricoltura biodinamica. Per fortuna poi nel secondo passaggio alla Camera è stato eliminato l'articolo incriminato di quel disegno di legge, per cui le cose si sono leggermente aggiustate, anche se non completamente. In quella slide vedete due testate di giornale in cui sia la Elena Cattaneo sia il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi giustamente definiscono stregonesca la pratica dell'agricoltura biodinamica, perché si basa proprio su
tipici ragionamenti del pensiero magico, quindi siamo veramente a livello di magia, stregoneria o quant'altro. E questo è molto preoccupante, perché insomma, che il nostro Parlamento voti cose del genere, capite bene che potrebbe avere delle conseguenze molto gravi. In ogni caso, questi preparati biodinamici sono arrivati sui nostri mercati e con la scusa che siano biodinamici li paghi 3-4 volte quello che è il loro reale prezzo. Ma poi c'è un'altra incongruenza, perché le aziende che seguono appunto i dettami biodinamici devono in qualche modo essere certificate, no? Come devono essere certificate le aziende biologiche. Però la cosa abbastanza paradossale è che chi certifica, no, le aziende biodinamiche non è un ente pubblico, ma è un'azienda privata, si chiama Demeter, e quindi se la cantano e se la suonano, come si suol dire, perché si autocertificano da soli. Quindi capite quale sia il livello di credibilità di questi prodotti biodinamici. Non hanno senso da qualsiasi parte si guardino. Allora, come ultima slide abbiamo messo questa antichissima mano benedicente. Sì. Il tema è: possiamo tenerci qualcosa di buono in tutta questa magia? Cioè, quando ci facciamo gli auguri, tutte e due. Quando, non so, diciamo prosit, la salute, cin cin, auguri per il nuovo anno, eccetera, commettiamo un illecito dal punto di vista scientifico? O possiamo tenerci qualche piccolo rituale benefico? Certo, diciamo. Che ti rispondo con una battuta. Se qualcuno mi manda a farmi benedire, magari proprio contento non sono. Però a parte le battute, allora, io ti dico sinceramente, io non sono credente, per cui qualsiasi atto benedicente mi appare come una forma di superstizione. Però per l'amor del cielo, non capisco benissimo che a qualcuno possa fare piacere e possa fargli bene, e fargli anche bene, per il discorso delle profezie che si autoavverano, l'effetto placebo e quant'altro. Tra l'altro, appunto, lo accennavi tu, ma oramai ci sono, no, delle espressioni o dei gesti che, se li analizziamo fino in fondo, sono di carattere superstizioso, però ormai sono diventate forme di cortesia. Non so, ci incontriamo al mattino e diciamo buongiorno, in prossimità del nostro compleanno ci facciamo gli auguri, se uno starnutisce gli si dice salute. Se vogliamo, sono retaggi di credenze superstiziose, però sono diventate, come dicevo, forme di cortesia, e quindi ben vengano. Certo, piccoli rituali, che so, baciarsi sotto il rischio. Sono cose piacevoli che fa piacere sentirsi dire, quindi assolutamente non voglio demonizzare nulla di tutto ciò. Benissimo. Non so se vuoi aggiungere. Marinella, io, va bene, questa mano benedicente in realtà pantea tutti, quindi tutti gli dèi, no? Tutti gli dèi. E che cosa portava buono? Mettere sulla mano benedicente un serpente, torniamo al serpente, un rospo, una lucertola, un vaso, vedete, un vaso, un'anfora e un ramo di pino. Queste sono tutte cose che portavano buono. Però io in realtà guardavo le barche, passate, a un certo momento è passata una barca a vela e pensavo: caspita, guai cambiare il nome alla barca, perché quando una barca ha dei problemi subito il commento è: già gli hanno cambiato nome. Questo è. Però siamo ancora immersi nelle superstizioni. Sì, siccome mi sono dimenticata una cosa, posso saltare di palo in frasca? Ho un minuto ancora, Lucia, un minuto ce l'ho. Io volevo concludere facendovi ridere, e vi faccio ridere con la modernità di Orazio. Orazio tra il 65, nato dal 65 avanti Cristo, 8 dopo Cristo. Lui in una satira presenta due maghe che vanno sull'esquilino a compiere i loro riti, cioè c'è un cimitero tra l'altro, a compiere i loro riti magici, stregoneschi. A un certo momento racconta che sbranano un'agnella morsi
e raccolgono sangue. Poi a un certo momento scappano spaventatissime, e una scappando perde la parrucca e l'altra la dentiera. Cioè, vedete come sono rise, come sono messa alla berlina dall'uomo colto, le maghe? Ma perché si sono spaventate? Per il rumore che è arrivato dallo spaventapasseri. Noi diremmo uno scricchiolio. No, Orazio, che secondo me è modernissimo, dice: è stato il peto di uno spaventapasseri che le ha fatte scappare. Ed è lo spaventapasseri che all'inizio dice: io ero un albero di fico, e racconta tutta quella storia fino alla fuga finale delle streghe. Cosa voglio aggiungere? Che evidentemente la magia e le superstizioni sono nate con l'uomo, e non vediamo, non abbiamo parlato, avrete visto la bambolina voodoo, noi non siamo stati lì a leggervi un brano che raccontava come dovevano essere trafitti i pupazzi, perché c'era tutta una prassi ben precisa, ecco. Quindi tutto sommato, a distanza di secoli, il discorso è sempre il medesimo. Bene, allora con questa mano Pantea, se non avete niente da aggiungere, possiamo benedirci. Possiamo ringraziarvi per essere stati qui numerosi a sentire le nostre storie, e arrivederci presto.